quelli che hanno travolto la Lega Nord. Secondo la testimonianza dell'ex capo delle relazioni esterne di Finmeccanica, Lorenzo Borgogni, infatti una mazzetta da 10 milioni di euro sarebbe stata pagata per soddisfare le esigenze dei partiti e in particolare quelle del Carroccio. Il denaro sarebbe stato versato nel 2010 dopo la sigla dell'accordo per la vendita all'India di 12 elicotteri di Augusta Westland, allora guidata da Giuseppe Orsi, attuale amministratore delegato di Finmeccanica. L'affare fu mediato da Guido Ralfasch che, stando alla testimonianza di Borgogni, il suo compenso, inizialmente fissato in 41 milioni di euro, fu portato poi da Orsi a 51 milioni, un aumento di 10 milioni necessario per coprire le tangenti da versare a un altro intermediario, che avrebbe poi girato la cifra alla Lega. Il Carroccio smentisce, mentre in via Bellerio si cerca di venire a capo dell'intricata vicenda dei 12 diamanti portati una settimana fa dall'ex tesoriere Francesco Belsito nella sede del Carroccio e ora finiti nella cassaforte della Procura di Milano. Tutti, tranne uno. Le pietre non sarebbero comunque un investimento del partito, sostiene la Lega, perché acquistati personalmente da Belsito e consegnati nella sua abitazione di Genova. Tra gli acquirenti dei diamanti, anche Rosi Mauro, espulsa dal Carroccio, ha rimesso le deleghe di vicario del Senato, mantenendo però il ruolo di vicepresidente.